oggi abbiamo la seconda parte di The Forest, perché nello scorso episodio abbiamo fatto un pochino di cose molto importanti. È il momento di andare a cercare i nostri amichetti. Andiamo. Oh raga, ma se può buccare chi dentro? Ma ci state, oh! Ora dovreste sentirli, amichetti, scusatemi. Ah, wow. prima non ci sentivano, wow, grazie. Cioè, noi facciamo gli sketch e noi, la gente non ci sente, complimenti Podo. Gli sketch? Ma chi sei? Ficarra e Picone? Tutte e due tu, no. Tra l'altro. Io mi identifico Pio e Amedeo. Io sono come uno dei due dei fichi d'India. Indovina quale? Esattamente. Deforestiamo la Sicilia, mi ero dimenticato il nome. Deforestiamo la Sicilia? Continua. Sì, continuo nel mio piano di deforestazione. Ah, è vero, nell'ultima live abbiamo preso l'accetta. Ma servo! Uccidilo! L'ho ucciso! Perché abbiamo preso fuoco? Perché sto prendendo fuoco? Succede quando uccidi i cervi. Tieni, Leo. Domanda. Puoi lasciarmi un attimo? Torno subito, Paolo, scusa. Sì. Oh, sì. Oddio, sì. Vai così, bravo. Oh, sì, con quella linguetta. Sì, sì, così. Ok. Oh, riesco a vederlo dall'altra parte. Esce dall'altra parte. Che figo. Tieni, Poldo, grazie. Ho finito. Sì, finalmente concluderò la mia collezione delle teste degli amici cucciolotti. Bertha, hai buttato giù l'albero con la casa, vero? No, adesso ti spiego cosa è successo, che è ancora più divertente. Vieni a vedere, vieni anche tu, Poldo. Ti faccio, oh, mi faccio Gesù, vedere. Oh, Gesù, ma non è scomparso l'albero con la casa. Guardate. L'ha buttato giù Bertha. No, io ho distrutto quest'albero qua. Potete, è caduto per e ha boncato di brutto l'altro. Ma tanto non c'è niente da vedere, Totta. Dopo ti faccio rivedere i ceppi vuoti. Allora, cosa facciamo oggi di bello, Poldo? Allora, oggi ascolteremo Maxi, il processo che ha sconfitto la mafia. Allora, amici del Corpo Forestale, in quanto io CEO della Guardia Forestale di Ragusa, in provincia di Ragusa, in Sicilia, sì. E oggi ho intenzione di portarvi a fare alternanza scuola-lavoro nelle grotte. Vi porteremo per 12 ore nelle grotte di Castellammare di Scabbia. No, vabbè, ma il mio tipo di gita preferito. Sì, sì, sì. All'interno delle grotte farete un corso. Basta rompermi le robe, Totta! Stavo pulendo la zona. Tanto guarda quanti log abbiamo. Ci vuole poco per sistemarlo. Sì, però sto sistemando io e tu, Berto, che ti ha rompermi i pavimenti, i muri. Io non ho rotto un cazzo. Hai rotto il muro! Colpa dell'albero, io non c'entro. Scusa, Poldo, dicevi? Parlerò col preside del vostro comportamento durante l'alternanza scuola-lavoro. Che cosa ha di male, di sbagliato il nostro comportamento, mi scusi? Avete fatto arrabbiare Leo, che adesso è a fuoco. T'ammazzo, signora maestra, signora maestra, Leonardo mi tocca. Maestra! Aspettate, sto posando i log. Allora, Leonardo a fuoco? No, tutto a posto, no, allora. Partiamo per l'esplorazione. Andate a prendere della carne, però. Brutta puttana! No, ragazzi, non è... Io ti do fuoco! Io ti do fuoco! Cosa sto vivendo in questo momento? Lo voglio vedere da qua sopra. Io sono fiamma, io sono fuoco! Madonna, questa cosa dell'itis deve finire, però. Abbiamo una brutta nomea anche per questo. Come si faceva l'armatura con le ossa? Con le ossa? Con le ossa. Non lo so. E basta? Solo tante ossa? Ossa, e non mi ricordo cosa. Ok, wow. A casa c'è la carne, signori. Quando volete partiamo per l'esplorazione. Apogea. Questa esplorazione la chiameremo Apogea. Per l'armatura servono ossa e cloth. Che cazzo è successo? Hai fatto una pipe, Bombleo? No. Bertha, tu prima avevi tante ossa, hai due ossa. No, ossa non ne ho neanche una in realtà. Polodo? No, io non ho più ossa, purtroppo. Ho un braccio, però. Scusa, mi dispiace. Non pensavo succedesse. Ho fatto questa cosa. Mi dispiace. No, ragazzi, al di là di questa lunga attesa apogea, quando partiremo per la nostra partenza? Per me possiamo partire anche ora, appena finisco di bruciare. Io vado a prendere altri medicinali sull'aereo, che non mi faceva prendere che ero affullata. Secondo voi è il caso di andarci a affullare anche l'acqua alla pozza? Oh no, ragazzi. No, io ho in realtà nelle grotte si trova di tutto. Ehi. Ragazzi. Ehi. No, no, una situazione totalmente apogea. Come ci sei finita qui? Nel box. Sei finita nel box. Tutto quello che creo volete distruggere, tutto. Sei finita nel box. Via, distruggiamo sta roba qua per liberare Totta, perché io ho costruito questa e va distrutta. Adesso io butto giù l'albero con la casa, lo butto giù. Non può, grazie ragazzi. Totta è libera. Ora posso uscire. In quanto ragazzi, apogea è libera, sei libera di essere libera. È apogea. Tu bene, Poldo.
Sì, sì. Coldo. Coldo. Oh, wow. Leo è il cugino americano pericoloso. Perché Poldo stai... Oh mio Dio. Bert, aiuto! Aiuto! Bella raga, sto piangendo. No, vabbè. Poldo, aspetta, vieni qua che ti asciugo le lacrime. No, no, no! Uccello, uccello! Se trovate no, una... No, Totta, dimmi che non ci sei finita di nuovo. Vabbè, ma tu sei un danno, porca puttana! Minchia, quanto pensavo stesse per finire male quella frase, fra... Leo, fallo, fallo. Bornem! No! Totta, sei libera! Mentre, la colpa è mia o dite che l'hai fatto uno più corto? Totta, va benissimo così, è nella media. Non è vero, non è vero. Che cagacata. Fallo normale. Godo! Godo i sedili dell'Atac, godo! Ok, andiamo, dov'è Poldo? Andiamo? Venite, amici, alla ricerca di Ostia Lido. Ehi, dove vale, vai? Vieni vai, qua. Non la so proprio. Su. Guarda, Ostia che Beach. Che sta fa? Namo, Ostia Beach. No, ragazzi, l'albero di Gondor, andiamo! È una barca! Una barca? Oh sì, una barca. Andiamo alla barca. Oddio, la barca, barca. Barca, barca, barca. Barca, era... barca. Ragazzi, Totta ha ucciso tre squali, incredibile. Sì, sono no! fortissimi, amici. Totta! È così che si può sopravvivere. Erano gli Street Shark, no! No! Oh, qua c'è una croce. Oh, raga, raga, venite qua. C'è una videocassetta e qualcosa di importante per la storia. È ma che cazzo? Grazie. Lasciala sulla tonda. Portala a casa. Oh. Audiocassetta. Ciao ragazzi, no ragazzi, ma c'è una canzone punk pazzesca nel così che nella cassetta. Volete che vado sulla bastarda. Barca? No, andiamoci tutti insieme, così se ci sono gli squali. Ok. Aspetta che devo staccare la musica. Oh! È successo qualcosa qua, raga. Yacht! Raga, qui c'è una roba da aprire tipo con una keycard, ma noi non abbiamo la keycard. Forse la keycard la si troverà in qualche caverna. Ma l'avete trovata la fotografia con lo la sgorbio? La foto del tizio, non l'avevi vista sì. La testa? Sul tavolo? Sì, sul... sì, sì. Ma la testa ha un cucchiaino in bocca, guarda che carino. Ma vogliamo salvare qua? Anche perché sta arrivando notte, io consiglierei anche di fare una nannetta. Ma sì, dai. Nanna. La facciamo Nanna. Insieme. Tutti guarda quanti cuscinoni. Tutti per noi. Facciamo un pigiama party. Fate con più la lotta avanti, di cuscini. Se no Bertra non ci arriva. No, no, io ci sto arrivando, manca qualcuno che non sono no, io. Ci siamo, ci siamo. Ok, ci siamo tutti. Quindi andiamo all'albero? Andiamo all'albero di Gondor. A sto punto albero possiamo andare azzurro. All'albero. Un posto felice. L'albero oh, cazzo. Azzurro. Cazzo. Felice. Roberto, porca troia. Un posto felice. Poldo, muoviti, Poldo. L'albero oh mio Dio. Azzurro. No, Poldo è dietro di te. Corri. Felice. Non è vero, bastardo. Raga, mangiate e bevete. Questo è il mio corpo. Questo è il mio corpo. Andiamo verso di qua. Leo? Oh, sì. Oh sì, così vai, bravo squalo. Oh sì, vai squalo, sì. No ragazzi, questa cosa è fottutamente grottesca, sì. Dio santo. Ho immaginato tipo il rumorino. Oddio, ti prego. Con gli schizzetti di sangue ogni volta. Basta, non ce la faccio, che schifo. Allora, tecnicamente qua ci dovrebbe essere qualcosa. Io mi ricordo che anche qua c'era qualcosa di... Eccolo qui, questo è dinamitoso. Eccolo, sì raga, dinamitate. Creo l'esplosione. Troppo io e godo! Ah, le orecchie! Uno smartwatch! È un fucile! Pezzo di un fucile! Raga, le orecchie, ok. Oh, lo smartwatch! Coi circuiti, lo smartwatch, potevamo fare una cosa. Smartwatch, circuiti, smartwatch. Soldi. Non era una bussola? Hai il pezzo della pistola? No, lo smartwatch serve. Guarda, è il nostro adesivo. Ho creato una bomba! Dov'è l'orologio? Nell'inventario, da che parte è? Ho creato un esplosivo al plastico! Grazie Leo per questa risposta esaustiva. Era qua dentro, non so, da qualche parte l'ho trovato. No, nell'inventario! Ah, è vicino alle cassette e tutto quanto. Non c'è. E io ho la bussola. Ma non è che è una bussola, non è un orologio, Leo. No, era l'orologio proprio, ho trovato. Magari è solo una, raga. Ok. Vedete quell'isola là sotto? Sembra esserci un relitto, è una mia impressione. Sì, è vero. Vogliamo provare a fare una zatter ed andarci? Potremmo andarci anche a piedi. No.
ci sono i fra. Mi sono cagato addosso. Oh mio Dio, ma questi sono bianchi. Ma sono bianchi questi. Guarda, Coldo. Cioè, grigi volevo dire. Hanno dei privilegi. No, chi è morto? Io. Qualcuno ha delle medicine da donarmi? Io. Tieni. Ci ho messo un po' a prepararlo, scusa. Grazie mille. C'è stato un momento di impegno elevatissimo. Totta è impegnatissimo nel costruire una zattera. Ah, cazzo, lo quello che ci serve. Io. Mancano solo 7 log. Rompiamo gli alberi. Leo, spostati da là, ti cade addosso. No, cade a te. Dovrebbero bastare così, vero? No, ne manca uno. Messo. Godopoli, ragazzi. Andiamo, amici. Si parte. No, aspetta. No, raga. Non sto facendo niente. Non sto facendo nulla. Ho un tronco in mano addirittura. Comandante Poldo vi porterà. Come si. Perché io un tronco, Leo? Perché tu non ce l'hai? Hai ragione. Vai, Poldo. Vai. Come si. Ah, così. Vai, tronco, sei libero. Wow. Che velocità. Leo? Eh? Leo? Ma che perché ogni volta devi fare qualcosa di questo tipo? Ma perché? Cosa sto facendo? No, oh! No, ragazzi, no, vi prego. Io chiudo il gioco, Chiudo no, il gioco, ragazzi. Io chiudo il gioco. Vi odio, ho tolto Bertra, vi odio. Vi odio tantissimo, non so chi dei io ti due. Uccido. Io ti uccido, Riccardo. Perché? Che è successo? Non ho capito. Perché ha rotto la zattera d'accettate. Ora arriviamo qua, qua non ci sono alberi, quindi non possiamo fare un'altra zattera per tornare. Dovremmo farcela tutta a nuoto morendo dagli squali, perché Bertra voleva fare il simpatico con l'ascia. Non ci sono squali, dai, ti prego. Comunque in chat mi dicono che questa zona è effettivamente utile, ma serve il respiratore, quindi... Ce l'abbiamo le bombole? Sì, ma ci manca il respiratore, mancano le pinne, la maschera. Ah. Mancano un po' di cose. C'è un container là. L'ho visto all'inizio, pensavo fosse qualcosa. Eh sì, quella è la parte dei container con tutti i circuiti elettronici. Sarebbe il caso di andare a lottare quello sott'acqua, se volete. Ma ce ne sono qua davanti, ne ho visti? Dall'altro sì, ce ne sono questa... un sacco anche non sott'acqua. Ma quello è sott'acqua. Se è sott'acqua vuol dire che è importante. Ma è sott'acqua? Vuoi andare sott'acqua? No, ragazzi, non ci vado sott'acqua, ci andate voi. Dai, dove sarebbe? Qual è? Dai. È là. Oh, ci sono gli squali, ragazzi. Ci sono gli squali, ragazzi. Ci sono gli squali. Ho uno squalo dietro al culetto. Davvero, Totta? Si sono svegliati. Ho uno squalo dietro al culetto. Oddio, chi è? A Totta, porca troia. Che coglione. L'ho visto, mi sono cagato addosso. Sono pazzo. Cioè, mentre noi combattevamo per la nostra vita, la vostra una libertà, lista. Voi eravate in container. Ho trovato un foglio che aveva. Sembrava una lista tipo di roba commerciale con la scritta Sahara sopra, che è la stessa dei container. Quindi mi sa che questa Sahara c'entri con la lore. Trovarla un po' di scazzo, però vabbè, dai, si può fare. Qui c'è una grotta. Andiamo là allora. No, aspetta, prima di entrare, facciamo un attimo di cibo, che io c'ho poca vita. Allora, vi posso mettere un leprotto. Della carne. Faccio vedere l'unica cosa che so di The Forest che è bella. Guarda. No, vabbè. Posso provarci. Con il guscio di tartaruga. Puoi darmelo, per favore? Voglio provare. No, ragazzi, è incredibile questa cosa. È una dinamica gioco bellissima. Allora, ragazzi, inizia qui il nostro percorso di alternanza scuola-lavoro. Benvenuti, vi consiglio di fare un breve salvataggio, di prendere i bengala all'interno della... No, non sono bengala, sono bastoncini. Salvate, okay, mi raccomando. E qua c'è una cassetta. Ragazzi, c'è una valigetta qui con all'interno qualcosa. Cassetta con su scritto l'arrivo di Megan. Bertrand Fire. Tu ti immagini veramente in un'esplorazione di una caverna uno che a un certo punto prende fuoco e tutti sono tipo ok bro, dai, comunque c'è una cassetta qua. Ciao ragazzi, allora io ho preso la cassetta ed è una videocassetta, questo significa che non può essere messo nel Walkman. Ci serve qualcosa per vedere sta cassetta. Ah, da usare con una videocamera. Ancora non l'abbiamo trovata. Qui si può scendere. Probabilmente la troveremo qua. Polodo. Ragazzi, stiamo lasciando Polodo indietro. Aspettate. Allora, vediamo, o si può scendere a destra, oppure si può andare giù qua. Io andrei giù qua prima. Andiamo prima giù. Esatto. E anche qua si scende. Credo si scenda in due punti diversi. Però sotto è. C'è della gente sotto. No, aspetta, adesso commetto il meme definitivo. Aspetta, fatti subito un po'. No! Totta!
muovo ragazzi, la colpa a me. Ragazzi, è stato fallimentare. Ragazzi, ma cosa ti ho ma spinto? Porca di una puttana. Ma come ragazzi, che no, vabbè, raga, io non ho parole. Sei morto? Sì. Comunque, dai miei occhi, ragazzi, ho visto Totta che ha fatto cadere Bertrand, che ha lanciato una molotov, ha preso il muro davanti a sé e ha preso fuoco. Gli amichetti si sono uccisi tra di loro, praticamente. Tu, Bertrand, riesci a venire qua? Non ho cibo, non ho acqua, non ho nulla, sono mezzo morto perché sono nato sull'aereo e non c'è un tubo nell'aereo. Che palle, normali gite di classi all'ITIS, finisce sempre col compagno che muore. Allora, signori, qua... Ah, io ho capito, questa è una miniera importantissima, guys. Però non dirlo in chat vocale. Scusatemi. Tranquillo, non ridire anche scusatemi in chat vocale. Questa è una miniera importantissima. Che c'è di qua di bello? Oh, Gesù Cristo! Ah, c'è quello della foto. Ma quanti cadaveri ci sono lì sotto? Posso avere il permesso di andare giù di cattiveria? Andiamo a menarlo? Se vuoi. Andiamo a menarlo con le accette. Io vado. È greve però, eh. Il Manfred però mi ha ucciso ancora prima che io scendessi. No, io risalgo allora. Io risali, sono morto. Orco 2 quanto mena. Risali, risali. Totta, fatti inseguire. No, 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 no. Sono caduto, porca troia. Non so chi mi ha salvato. Sei stato tu, Bertra? Sì, ho clacciato, ho salvato entrambi. Madonna. Ok, raga, si fa con le molotov, mi dispiace. È morto. Veramente? Morto, sì, aspetta. Con la dinamite? No, porco no, due. No, 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 col cazzo che è morto, mi sta ancora camminando. Mi sembra molto... Io non lo vedo, io vedo nero sotto. Sonnato. Aspetta, scendo io ora che è particolarmente... Aspetta, aspetta, aspetta. Ma volete che scendo e che inizio a correre? No, aspetta, aspetta. Ferma, 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 risali, 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 Totta. Risali che lo vedo. Ok, ha la dinamite sotto il culo. Scendo? No, è sono morto? Caduto! No, è ancora vivo, è ancora in circolazione. Aiuto! Aiuto! Mi ha ucciso! Scusate, gli ho dato qualche hit importante, però mi sentite questa cosa. No, ho premuto E per sbaglio, porca troia. E quindi che succede? Adesso restart anche te. Anche lui. Gli ho dato fuoco, Leo. È morto? È morto? È morto! Sì, posso confermare, è morto. Godo. Godopoli, raga. Godopoli. Leo, si può squartare il coso brutto? Sì, sì, l'ho già fatto io. Un armor. Ma? Dov'è il coso enorme che avete ucciso? Qua sotto. Qua sotto da noi. Fai E sul cadaverone. Porca boia. E sulla destra armatura. Poi vi dà un'armatura. È tutto sulla destra. Ah, ma dite, devo scendere ancora, aspettate. Ragazzi, ho trovato una tessera Sahara qui. Ah, importantissima la tessera. Era nel culetto di questa ragazza qui. E una videocamera. Ah, la videocamera. Potete equipaggiare la videocamera e combinargli la cassetta che avete e si può vedere qualcosa. Quindi io la sto guardando. La videocamera. Ancora qua. Vediamo. Sembra un elicottero. È un elicottero e una bambina. Una bambina malata. Oddio, sì, non sta bene. Ah, fine. Oh, la piscina c'è il respiratore, possiamo prendere da lei? Panda giù. No, non credo funzioni così. Quello è un respiratore per non morire. Anche il nostro serve per non morire, uguale. Effettivamente sì. Vabbè, andiamo dall'altro lato della caverna, magari troviamo qualcos'altro. Però abbiamo la tessera, raga. Oh, no, raga, ho capito. La tessera è nella barca. Eh sì, infatti, mi sa anche a me. Ok, quindi possiamo risalire qua e andare dall'altra corda? Ah, raga, aspetta, andiamo un attimo. Torniamo un attimo all'entrata. E ci facciamo il cibo, okay. Perché io non ho vita, zero. Ah, quindi direi pure di salvare ora. Beh, nel caso in cui dovessimo morire. Perché sto per crepare in tutto ciò? Oh. Non devo salvare, devo salvare. Stai continuando a sboccare. Non è che è un'infezione magari dal sangue? Ah, forse ho mangiato troppo e basta. Sì, no, hai mangiato qualcosa di avariato, forse. Ok, allora andiamo giù all'altra corda? Andiamo alla prima? No, Totta, non qui. Andiamo prima nell'altra, mi sa. Che cambia? Spero ok, dall'altra abbiamo finito quella parte esatto. Lì. Poi dite che sono io quella con l'OCD. Oh, scatole! Ah, una pallina da tennis! Vai, pallina da tennis! No, raga, dinamite a bestia! Dio, lagga, che paura, lagga che tutto. È successo? Madonna, ma lagga da morire. Cosa fa stare? Sì, andiamo avanti. Dai. No, andiamo avanti. Ehi, sono dei passeggeri. Rubategli l'orologio. No, sì. Ragazzi, dobbiamo ricaricare. Io laggo troppo così. Cioè, sto bug non si può. Sì, ora possiamo tornare indietro e salvare? Aspetta, ma se salviamo in queste condizioni, torniamo in queste condizioni, eh? No, secondo me no, penso che è un bug. È il famoso mi bug. Sto salendo il dubbio, Fra. No, no, è il famoso bug chiamato sommo luminescente. No, godo. Vai, Berta, tira dritto, tira dritto. Mi sta salendo anche a me l'ansia di questa cosa. Cioè, io non me la rischierei, raga. Piuttosto rifacciamo questa parte, non abbiamo fatto niente di emozionante. Usciamo e basta, è vero, proviamo. Sì. No, la mia zetta ha perso tutti i potenziamenti. Tutti i denti, tutte le piume. No, la mia ce l'ha ancora. La mia ce l'ha ancora. No, perché mi fa prendere di nuovo la cassetta?
La videocamera ce l'abbiamo, ok, quindi abbiamo ucciso il mostro. Andatevi a riprendere quello che abbiamo perso e basta. E anche la keycard, infatti, bisogna ripigliare quelle cose. Ah, oh no, non sarà respawnato il bro, vero? Probabile. Sì, ragazzi, è respawnato tutto. No, raga, mi pisciamolo. Allora, oh, qua okay. Sotto c'è una nuova caverna. Madonna, che ansia, perché ci sono entrato? Porco Giuda. No, no, ragazzi, credo che qua si entri in una zona importante. No, c'è una corda là, c'è una corda, andiamo là. Oh. Ah, ma magari si esce da un'altra parte. Mi dicono che in questa caverna ci sono... c'è il respiratore. Understandable. Have a nice day. Voi state salendo? Sto andando da sola come... Io credo sia un'altra uscita, eh. Sì, si uscita, esce, però uscita. È notte, raga, non usciamo. Andiamo all'inizio della caverna e no, dobbiamo esplorare ancora l'inizio della caverna. Quindi risaliamo da qua e andiamo sull'ultima corda che era la prima. Esatto. Esatto. Ok, sembra la caverna giusta in cui troverei un respiratore. Ah, dici perché scende così tanto un anziano non può venire a rubarlo? Ma qua ci sono un sacco di Madonna. Medicine spam. Vestiti. Che bestia, se non fa vedere. No, Alberto, una camicia da notte. No, vabbè, spacca. La voglio anch'io. Ce l'abbiamo tutti. Poldo, mettila anche tu, vieni. Perfetto. Qual era la funzione di questo buco di culo? Niente. E tecnicamente c'è qualcosa che abbiamo perso. Vabbè, quantomeno abbiamo la caverna finita adesso. Ma non c'è perché niente, se andate qua? Nella zero. Se andate nella to-do list vi dice caverna completata. A me non me la dà come completata, boh. Ma usciamo dall'altro lato a sto punto, ragazzi. Beh sì, non è una brutta idea. Perché usciamo dall'altro lato, scusa? Così per vediamo, no, vediamo cosa c'è. Ah, ok. No, ragazzi, ma si vede il ponte. Cioè il ponte, il Monte Bianco da qui. Il Ponte Bianco. C'è un villaggio qui, andiamo a colonizzarlo. Scusi, avete mai sentito parlare del cristianesimo? Based. Mi sa che siamo in vicinanza del buco. Il 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 buco. Ah, buco. 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 Come fate a conoscere il meme del buco? Che meme? È il meme di Pandora. Di quando Gianco trovò un buco e inizio a dire il buco. Il buco. Ah, non so, io sono andato al ritmo. Ma è un alligatore quello. Oh, cazzo, è un coccodrillo intero. Io ho saltato sopra un alligatore. Menaio il coccodrillo, menaio. Ah, mi sa che ho trovato la cascata e anche la grotta della cascata. Siamo per fare armor. Ho ucciso il corcos. Facci le armor. Dopo potete venire qui con un po' paura, per favore. Oh, ho trovato della pittura rossa dentro questa tenda. Ora ho un braccio rosso. In questo modo non tecnicamente non ti attaccano. Era dentro questa. Tutta aperta, fatelo anche voi. Mi sono cambiato da qua dentro, non so come. No, perché non sei più morto? No, Leo! E vabbè, raga, andiamo. Andiamo verso casa e vediamo quello che troviamo nella strada, ok? Oh, il buco! Il buco? Il buco. Fa katana qua, no? Ma affrontare il buco non è proprio facile. No, il buco è proprio il finale. Oh, nuova cosa aggiunta alla lista di cosa da fare. Esplorare il mega buco grandissimo. Io adesso entro nel buco. No, Leo. Sei le palle. No, ragazzi, no. No, Leo, no. No, Leo! Ti prego, dimmi che non muori. Sono morto. Sei morto? Hai perso tutto l'inventario, Leo. Non è vero, non è assolutamente vera questa cosa. Perché l'hai fatto? Leo, ma sei morto veramente? Era per la scienza. Il problema è che adesso tu devi ricaricare. Quindi no. Dobbiamo sì. Uscire tutti. E noi non abbiamo salvato. Io sì. Fanculo a voi che mi dicevate che non dovevo salvare. Allora, esco e vado vecchio salvataggio? No, aspetta, prima no, torniamo a casa. Salviamo noi. io Bertel e Totta, così abbiamo tutto e tu ricarichi. Ok, magari mi rialzo. Sì, ciao. Oh, qua c'è un altro villaggio. Fanculo alle vostre opere d'arte, coglioni. Bertra commette colonialismo. Ah, la vostra cultura, me ne batto il cazzo. So colpa poco. Sì. Ok, per il buco dobbiamo andare dal culo dell'aeroplano. In che senso? Ah, no, come dal culo dell'aeroplano? Cioè, perdonatemi, per il buco dobbiamo andare. Dobbiamo tornare a trovare l'altra parte dell'aeroplano. Si è spaccato le gambe. Ho trovato l'Assassin's Creed data. Sì, peccato che ti sei fatto male solo tu. Ok, salvo. Aspettate, io non sono ancora arrivato. Ah, ma Leo, ciao.
Posso salvare lo stesso. Dobbiamo salvare insieme tenendoci la manina. Beh, pensavo salvate, più tenendoci salvate il prepuzio, però. Vai a salvare Bertra. Salvato. Ma che quindi tentiamo adesso di vedere se si è salvato in modo giusto o lo scopriamo mercoledì prossimo? Lo scopriamo mercoledì prossimo.